Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e come promesso lunedì, un po' più tardi del previsto perché già sono le 11 e passa, sono ritornato. Quindi come vi avevo anticipato ieri, dovevo andare ad una fiera, quindi non avrei avuto tempo. Oggi ho avuto meno tempo del previsto, però mantengo la promessa, un video al giorno level medico di torno. Prima di andare a parlare dei fantastici tedeschi, fantastici, dei tedeschi che sono appena usciti, che sono usciti stamattina, il nuovo banner tedesco che se non me lo dicevano su Telegram non l'avrei neanche notato. Prima di questo vi voglio dire che giù in descrizione troverete il link ad Ask. Ask che cos'è? Ask è semplicemente quella cosa che si usava nel 2001, 2002, 2003, 2004. Vabbè, comunque quella cosina che si usava nel 2000 e qualcosa per fare le domande in maniera anonima e fare gli stupidini. Quindi metterò a disposizione il mio Ask dove potete chiedermi qualsiasi cosa di qualsiasi tipo, si spera divertente perché il fulcro, diciamo, della discussione di fare questa cosa di Ask è di mettere insieme tutte le domande più carine, tutte le domande più simpatiche, quindi tutto quello che può far lontanamente ridere e farci un video. Quindi fare un video a settimana sulle varie domande, su quelle più simpatiche, perché poi magari uscite tutti pazzi e fate solo domande ignigne. Quindi fare un video a settimana con le varie domande, prendendo quelle là più simpatiche e facendo un video. Domanda risposta, domanda risposta. Quindi l'idea è questa. Se vi piace, giù in descrizione trovate il link di Ask. Se non vi piace, skip. E ok, skip un poco come lo skip che io farò su questo banner. Perché skipperò questo banner? Bla 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 bla. Anche se la prima cosa che mi hanno detto: Fabio, Fabio, questo è il banner per te. Il banner per me dove? Allora, praticamente esce un nuovo banner. Selezione Tedeschian. E fino a qua ci siamo. Sei fan fantastico, i tedeschi? Sì, sono belli. Non è vero, ragazzi, non sono belli. Cioè, sono belli, magari l'artwork di Müller è pure bello, anche se non c'entra niente, essendo un puncher questo Müller, quindi un portiere di pugno. Il disegno lo porta con lui che tiene il pallone bloccato come se fosse un portiere da parata. Cosa che lui non è. Cioè, quindi già da qua mi trovo un po' psicologicamente non mi attrae il fatto che io devo avere una carta che è di pugno, ma ha la palla bloccata come se l'avesse parata. Cioè, la cosa a me non piace. Però, ok, è solo un disegno. Non ci blocchiamo troppo sul disegno perché è solo un disegnino. Non ci, cioè, non è il disegnino che gioca, non è il disegnino che fa la differenza. Però, potevano mettere un disegno diverso, potevano mettere un pugno, una cosa, non lo so, un solo Müller, però hanno deciso di mettere questo Müller che a me non piace, però ok. Allora, questo banner è una merda. Vi aspettavate che vi stavo per dire fantastico, bello, è una merda. Questo banner va bene soltanto per chi gioca mono rossa euro. Quindi per chi gioca mono rossa euro, ragazzi, buttatevi a cavalli. Per chi non gioca mono rossa euro, questo banner è tranquillamente buttabile nel cestino della spazzatura. C'è un altro ma. Questo banner è un banner che può essere utilizzato per chi magari ha appena iniziato. Quindi magari avete appena iniziato, state decidendo che squadra costruire. Con questo banner potete prendere la decisione di iniziare una mono euro blu. Esattamente, perché mono euro blu? A differenza degli altri banner, a differenza degli altri vari banner in cui ci sono i 6 step, in questo, alla fine dei 6 step, ci troviamo che praticamente o esce Müller, o esce Kals, o esce Sneijder. Quindi Müller è rosso, Kals è blu ed è latente ed ha il 17% come team skill di squadra. E poi c'è Sneijder che vabbè dà il 15 comunque è trovabile anche tra i gacha, non è per forza essenziale, però comunque c'è, diciamo c'è anche un personaggio che se ce l'hai è buono, se non ce l'hai vivi lo stesso, però tra virgolette magari si fa la combo calz più Sneijder, comunque non è male. Il discorso dov'è? Il discorso è che ogni banner di solito ha, diciamo,
tre personaggi essenziali per colore, quindi un personaggio essenziale rosso, essenziale tra virgolette, però un personaggio essenziale rosso, un personaggio essenziale blu, un personaggio essenziale verde. Qua invece ci troviamo un personaggio essenziale blu, cioè un personaggio essenziale rosso che è Müller, un personaggio essenziale blu che in realtà già è uscito, ma è stato reworkato, parlo di Kals, quindi gli è stata data l'abilità latente. C'è stato un miglioramento del personaggio, quindi ci sta che praticamente ritorna, diciamo, sulla vetta, ritorna in retap, ritorna che uno dice cacchio, se lo prendo è buono, a meno che non l'avete, cosa che probabilmente già l'avrete, anche perché durante i banner che già sono passati, non so perché, ma Lucky Lab regalava Kals come se fossero Kals. Mentre per quanto riguarda Snider, anche se è uscito 6 mesi fa su per giù, non è un personaggio essenziale, non è un personaggio che cambia la vita, non è un personaggio particolare. L'unica cosa che ha di particolare è che è l'unico Snider che ha un tiro che non risente dalla distanza. Per tutto il resto si può prendere e si può cestinare, mettere nella spazzatura, prendere e buttarlo via. Ma perché ho deciso di fare questo video? Perché ho deciso di parlare di questo banner, che potevo tranquillamente skipparlo perché io non sono il ragazzo delle analisi. Se volete delle analisi fatte bene, c'è Andrea Baldini, c'è il Barde. Non ci sono io perché io non sono quello delle analisi, io sono quello della menti. Proprio perché io sono quello della menti e sono fino a 2 mesi fa ero proprietario di uno degli account con una monorossa europea tra le più forti del gioco in assoluto. Delle monorosse più forti in assoluto, e posso dire con tutta serenità che nonostante anche se il mio account fosse ancora qui, questo Müller magari sì, lo sarei andato a pullare senza ombra di dubbio, avrei cercato di prenderlo senza ombra di dubbio, ma con tanti punti interrogativi nella testa. Perché tanti punti interrogativi nella testa? Perché questo Müller mi avrebbe creato problemi nonostante sia un nuovo personaggio. Questo Müller è come quando è uscito il banner sudamericano e c'era Salinas Nuovo Rosso. Salinas Nuovo Rosso, appena visto a primo occhio, sembrava wow, ma in realtà è una merda. Questo Müller attualmente è la stessa cosa. Statistiche, per l'amor di Dio, migliori paragonate al Müller anno 1, ma in realtà non è nulla di che. Cioè, è un portiere World Cup, quindi ok, rimane sulla media come esempio di altri portieri World Cup, ma è un portiere che è bugabilissimo. Cioè, non è che mettendo questo Müller a porta la rossa Euro si salva. No, assolutamente no. E il problema più fatale è che gli europei, in confronto ai giapponesi, soffrono del fatto che non hanno latenze. Ora, Müller anno 1 dava 2% a tutto il team. Tu mi togli Müller anno 1 per mettere questo Müller, quindi in realtà il mio team si va a deteriorare, si va a peggiorare, ma la mia porta, tra virgolette, è leggermente più forte, più forte, più forte, ma non è comunque sicura. Non è che io mi sto mettendo a porta un imbattibile portiere che non passa la palla. No, io mi sto mettendo a porta un portiere più forte che ha più possibilità di parare, ma contro un top personaggio prenderà comunque gol, e mi sto togliendo il 2% di bonus a tutto il team. Quindi, vale la pena? Vale la pena? Vale la pena? Boh, per me no. Andando avanti con il discorso, di solito quando escono i banner World Cup ci sono praticamente 4-5 personaggi nuovi che tu dici cazzo, mi faccio 6 step, chissà che mi esce. Sì, a te è uscito Gianni, a me serviva Morandi. Non è un bell'esempio così, però è per far capire. Cacchio, a me sono usciti due, però io volevo quello. A me sono usciti tre, ed è uscito pure quello che volevo. No, qua è praticamente tutti i personaggi vecchi con il Kaiser che è semi vecchio e Müller, cioè praticamente tu mi stai proponendo un banner che mi riproponi per la terza volta? No, cacata, mi riproponi per la quarta volta, perché me l'hai proposto la prima volta, me l'hai proposto a luglio o ad agosto, poi me l'hai riproposto verso settembre o qualcosa del genere, e poi me l'hai riproposto nuovamente, non mi ricordo se era dicembre, gennaio o poco dopo, me l'hai riproposto
aprile forse. Vabbè, no, aprile no, marzo. Non mi ricordo, me l'hai riproposto di nuovo quando hai messo Snyder Blu e ora me lo riproponi di nuovo. Quindi stiamo a quattro volte in cui praticamente la base dei personaggi è uguale. Diciamo che, tra virgolette, mi hai appena anche fatto uscire un Chester che è rosso, quindi questo qua perde totalmente di utilità su qualsiasi punto di vista, ma proprio lo dobbiamo solo buttare. Può servire solo per l'abilità di squadra nel caso proprio vi manca e vi serve, ma lo possiamo anche buttare. Mi hai appena fatto uscire Margus Verde e qua abbiamo Margus Verde che non serve a un cazzo di niente. E quindi in sostanza tu mi stai dando un banner in cui la metà dei personaggi, se non tutti, non servono ad un cazzo di niente. L'unico personaggio che solo a me, dico me, poteva interessare era Snyder Verde, che nel banner c'è, ma c'è all'1,70-80, vabbè, comunque neanche 2%. Quindi le possibilità che io becco quello Snyder sono totalmente proprio sfasate, inutili. Quindi è inutile neanche che io mi vado a buttare a provare questo banner. Quindi questo banner per me è la merda della merda. Ora, andando avanti, oltre al fatto che questo banner è la merda della merda, ci troviamo, anche se qua praticamente me lo fa vedere Snyder, quindi io gli avevo dato una speranza, me lo fa vedere qua, allora io pensavo che fosse in retap come tutti gli altri, mentre tutti gli altri sono al 3% nei vari step prima di arrivare praticamente all'ultimo, invece questo Snyder non è al 3%, questo Snyder è quasi al 2%, quindi ancora meno, cioè questo Snyder proprio non te lo vogliono dare. Anche se non serve assolutissimamente a niente, lo volevo solo per l'abilità di squadra, giusto per sicurezza. Gnè, gnè, assolutamente non si prende, ma non è questa la discussione, non è quello che serve a me, di cui stiamo parlando, ma stiamo fa facendo una discussione generale. Praticamente qualcuno mi dice, o almeno su Facebook quello che leggo, e sì, va bene, ma magari anche se Müller non è il dio degli dei dell'Olimpo, eccetera, eccetera, c'ha praticamente come bonus la super solidarietà. Ok, oh, questo è lo stesso ragionamento che ai tempi, che 3 mesi fa, io feci con Salinas. C'ha la super solidarietà, mi metto la super solidarietà e quindi automaticamente poi posso mettere in campo anche altri tre personaggi che non devono essere per forza rossi, non devono essere per forza europei, prendono comunque il bonus. Ma cosa ci stiamo perdendo? La Keylab sta rilasciando personaggi che danno un bonus 17%. Esempio stupido, lo guardiamo stesso in questo banner, c'è praticamente Kals che dà il 17%. Quindi, senza che ci facciamo pippe mentali, senza che facciamo finta di essere stupidi o di giocare a carambola, sappiamo benissimo che da qua a breve, una volta finite le super solidarietà, la Keylab inizierà a fare i bonus 17, 17, 17. Quindi per ora ci stanno dando solo per ogni squadra, per ogni tipologia di squadra, un 17%, ma stanno puntando sulle super solidarietà. Quindi, a rigor di logica, perché poi mi posso anche sbagliare, a rigor di logica, quando avranno finito con le super solidarietà o saranno in fase per finire le super solidarietà, uscirà il secondo personaggio che darà il 17% alle varie squadre. Quando finiranno le super solidarietà, perché prima ti devono far pullare tutto quello che c'è con le super solidarietà, quando finiranno con le super solidarietà entrerà in gioco l'ultima o due insieme piano piano logicamente, gli ultimi personaggi che daranno il bonus 17%, portando la squadra al 51% di bonus base. Quindi il discorso è: volete andare a pullare per fare la super solidarietà e poi mettere in mezzo vari latenti, eccetera, eccetera, per cercare di raggiungere un numero alto di potenza, o volete aspettare e fare una squadra che porta il 51? Perché 17, 17, 17, se la matematica non mi inganna, cosa possibile perché prendevo sempre 4 in matematica, se la matematica non mi inganna, praticamente 17, 17, 17 dovrebbe fare 51. Prendiamo un attimo la calcolatrice perché magari mi sbaglio. Le possibilità che mi sbaglio sono del 200%, quindi 17 più 17 più 17, la calcolatrice mi dice 51, quindi
Sembra che io sia il genio della matematica, siccome sono il genio della matematica, 51 netti. Ora io preferisco avere 51 netti che farmi 3 super solidarietà. Di queste 3 super solidarietà poi ci devo buttare in mezzo 3 personaggi. Da qua ci può tranquillamente uscire che qualcuno mi dice, ma io da qua mi metto il Super Dream Festival di un altro colore, così butto il pallone dentro quando mi becco la squadra che c'ha il colore avversario. Sì, tutto quello che vuoi tu, da testa a piedi. Peccato che la tua squadra di base, la vostra squadra di base, dovrà per forza, ma per forza di cose, avere latenti in mezzo che danno abilità. Agli orsi, stavo dicendo, agli orsi, ai rossi europei. Quindi automaticamente io mi troverò in circostanza che praticamente devo mettere per forza di cose un altro personaggio, magari di nazionalità diversa, ma rosso, in modo che mi prende almeno gli altri bonus latenti. Ma la maggior parte, ormai tutti i personaggi, quei pochi personaggi latenti rossi, danno bonus 2% rosso, bonus 2% europeo. Quindi in realtà mi vado a perdere anche un 2%. Quindi in realtà fare la super solidarietà e mettere un altro personaggio nel mezzo non conviene. Cioè ci si perde tanti di quei bonus latenti, che ormai latenti sono la base del gioco, e il perché i giapponesi stanno avanti e noi stiamo nella merda. Si perde tanti di quei bonus che non conviene. Preferisco avere il 51 e quei 6-8% che si riesce a prendere da qualche parte con le latenze. Preferisco fare così che fare un 15%, quindi 45% super solidarietà, andare a cercare di rubare qualche latente da qualche parte per creare qualcosa o mettere qualche super giocatore e non riuscire neanche a raggiungere il 51%. O almeno se lo raggiungo, grazie ai latenti extra che mi butto dentro, perché ho la super solidarietà, sono comunque latenti, secondo me, sprecati. Quindi questo è il mio pensiero, questa è la mia idea. Sempre da vedere se il latente che volete buttare dentro non va a sostituire un personaggio che magari per voi è essenziale nella mano rossa. Esempio stupido, c'è Brian Verde Gacha latente, che è un Gesù latente, perché quel coso è un fastidio della Madonna. Ma lo possiamo mai inserire in una squadra rossa? La risposta è no, perché altrimenti togliamo Brian Dream Festival. La risposta è no. Quindi come la giri, come la voti, come fai, come dici? In ogni caso, questa super solidarietà a me sembra una fregatura mai vista. È la puttanata più grande che io abbia mai visto sulla faccia della terra. Anche se quando uscì la super solidarietà per la prima volta mi sembrava un'ottima idea, studiandola bene, pensandoci bene, la super solidarietà è la stronzata più grande che la Kelab potesse fare. E cadere nella trappola della super solidarietà in modo da sperare di poter creare un team fantastico, ragazzi, è una cosa che non dovete fare. Almeno secondo me, sempre secondo me, eh. Secondo me cadere nella trappola della super solidarietà, come dicevo, è una trappola, non è niente di più che una trappola, perché nel momento in cui buttate, diciamo, tutte le Dream Ball o magari shoppate per cercare di avere questa super solidarietà, secondo me nel lungo termine non è qualcosa che vi darà soddisfazione, anzi è qualcosa su cui dopo averla provata per un tot di tempo dovrete per forza andare a ripiegare sopra praticamente a un bonus del 51%. O di meno, dipende da che cosa uscirà, come dicevo prima. Quindi, indipendentemente dalle cose, secondo me non va bene. Un attimo di pausa, apro la finestra. Ok, stavo morendo di caldo. Quindi, come dicevo, in ogni caso, non è qualcosa che può andare bene. Secondo me è qualcosa che al momento sembra oro, ma tra un mese, 2 mesi praticamente sarà niente. Sarà cacchina che cola, se non peggio. Quindi è una cosa che attualmente è solo fumo negli occhi. Non è una cosa reale. Non andate a ciondolare troppo sulle super solidarietà, perché potreste rimanerci totalmente male. O almeno questo è quello che io penso. Poi magari se qualcuno riesce con le super solidarietà a creare un team della Madonna, ma secondo me meglio aspettare bonus 17%.
che buttarmi con le super solidarietà, anche perché se metto le super solidarietà in automatico non posso mettere il bonus 17%. Quindi, secondo me, gnè gnè, questi bonus super solidarietà sono totalmente da scartare. Quindi la mia lamentela l'ho fatta. Logicamente, come sempre, se si utilizza una squadra, se era un banner giapponese, ci davano 6-7 personaggi nuovi, più 20 palle nere, più dei personaggi che partivano con le skill a livello 80. Invece, non è un banner giapponese, quindi automaticamente hai un cazzo di niente. Certo, qualche bonus nel mezzo c'è, ma non è neanche lontanamente paragonabile a quello che hanno avuto i giapponesi. Quindi tanto hype, tante aspettative per questo banner tedesco che poi non sono totalmente arrivate. Quindi mi aspettavo qualcosa di più, mi aspettavo qualcosa di più che però mi ha fatto rimanere male. Soprattutto mi ha fatto rimanere male il fatto che non hanno fatto un ricambio. Potevano tranquillamente farmi un Chester Blue, che non esiste un Chester Blue World Cup. Mi potevano fare un Chester Blue, mi potevano fare un Margus Blue, che non esiste nessuna versione di Margus Blue speciale. Almeno Chester ha il Dream Collection, Margus non ha nulla di blu. Mi potevano fare il Kaiser nuovo verde. Kals ci sta, l'hanno rifatto, cioè è una versione ripompata, quindi ci sta che rimane dello stesso colore. E Müller è Müller, quindi mi facevi un nuovo banner, un banner fighissimo. Invece no, chi gioca europeo è costretto a buttare quasi 300 Dream Ball per un banner in cui c'è un solo personaggio nuovo, mentre chi gioca giapponese si fa i 6 step prendendo una marea di personaggi nuovi ed essendo sempre contento. Cioè, la teoria è sempre la stessa. Chi gioca non giapponese viene penalizzato a morte, chi gioca giapponese viene favorito in maniere incredibili. Ragazzi, io sono totalmente deluso, anche stavolta ero già deluso dal banner delle medie che è uscito venerdì, ma questo è stato un ulteriore colpo al cuore ancora un'altra volta, sia pensandola come veterano del gioco che pensandola come nuovo, cioè perché attualmente ho un fresh account, quindi guardo anche le possibilità, diciamo, di diventare forte nel breve termine, prendendo qualche giocatore nuovo o magari usufruendo di qualche banner nuovo, anche come nuovo giocatore è una delusione. Sia come veterano che come nuovo giocatore, queste scelte, questo banner è una delusione su tutta la linea, non c'è proprio ma proprio niente da fare. Quindi vi consiglio di pullare in questo banner solo se avete la mono euro rossa e quindi volete mettere Müller a porta, ma comunque ricordatevi che perdete quel 2% di Müller a 1, che comunque in generale sulla squadra 2% non è propriamente poco. Se invece volete costruire una mono euro blu, questa è la chance di poterlo fare. La mono euro blu ha ancora tantissime lacune, ma proprio una marea di lacune in tantissime posizioni. Ma come hanno fatto per la Euro Verde, di colpo inizieranno a inserire tutti i personaggi per completare la squadra. Quindi avere sia Kals che Snyder, diciamo, è un ottimo inizio per poter costruire il team. Se nel mezzo riesce anche Müller World Cup Blu, male non fa. Però comunque, in linea generale, se volete fare un Euro Blu è un ottimo banner. Per chi vuole fare l'Euro Rossa, per chi serve il portiere per l'Euro Rossa, diciamo, si deve dare un pizzico nel culo letteralmente e deve sperare la Madosca che nei 6 step gli esca Müller, perché è l'unico personaggio che c'è rosso, quindi l'unico personaggio per cui vale la pena. Per chi gioca verde questo banner è tranquillamente skippabile, per chi gioca europeo, rainbow, quindi qualsiasi colore, secondo me nessuno di tutti questi vale la pena. Però, beh, sta a voi vedere un attimo quali sono le lacune che vi mancano, perché io sempre attualmente sto giocando europeo tutti i colori, cioè quello che mi capita, anche perché essendo fresh account, un account appena fatto, non ho molte disponibilità di giocatori, quindi ho dovuto per forza fare così, ma nessuno di questi personaggi mi cambia l'esistenza, perché Margus e Chester sono appena usciti Dream Festival, quindi utilizzo loro. Il Kaiser non mi è nulla di speciale. Kals attualmente utilizzo quello di Dream Festival, quindi gnè gnè. Dovrei andare a pullare solo per un Müller, che secondo me non è un Müller che vale la pena utilizzare. Quindi, ragazzi, per me è uno skip totale. Spero di aver dato un
un po' una mano di aver aiutato qualcuno che era in dubbio se pullare o non pullare, per me è un total skip, ma proprio totale. Per me tutti dovreste skippare questo banner, almeno che non siete proprio in... vi serve proprio tanto. O almeno che non siete un fresh account che vuole iniziare a fare un'Europea blu, quindi vuole iniziare perché prima o poi i personaggi devono uscire, vuole iniziare a farla e quindi vuole le basi. Se volete le basi per un'Europea blu o avete un secondo account che volete portare verso l'Europea blu, questo è il banner per l'Europea blu. Nel caso in cui avete un'altra squadra, gna. Per chi ha l'Euro rossa, ragazzi, prego per voi, prego che vi esca Müller. Perché tutto il resto del banner è ciarpame. Calz anche con l'evoluzione latente, oltre al bonus di squadra, per me è comunque ciarpame. C'ha di positivo che comunque con l'evoluzione latente, diciamo subito, non c'è un attimo di fermo, come fa un matchup, subito si riprende, subito parte l'attacco. Ma non mi piace, non mi piace, per me è un personaggio che sta una posizione di centrocampo, centrocampo e doppio ruolo, non mi ricordo se doppio ruolo, mi sembra che era solo centrocampista, non mi sembra che era anche centravanti. Per un personaggio che praticamente ricopre una posizione del centrocampo, che quindi è una posizione che per me imposta il gioco, no, è anche centravanti, per me deve essere capace praticamente di poter impostare il gioco. Questo invece è un personaggio che toglie palla, non è un personaggio che prende palla e imposta il gioco. Questo è un personaggio che prende palla e finisce là. Non ha praticamente l'abilità di poter creare il gioco, ha l'abilità di poter togliere palla e quindi di bloccare il gioco, che comunque può essere un'ottima cosa, ma non è il mio stile di gioco. Per me chi sta al centrocampo o chi sta come centravanti deve essere un personaggio che praticamente ha la possibilità, se è un centravanti, deve avere la possibilità di segnare o di impostare bene l'azione. Se deve stare al centrocampo proprio, quindi non centravanti, ma centrocampo proprio netto, deve avere la possibilità di creare l'azione. Questo non è un personaggio che può creare l'azione, è un personaggio di fastidio, un personaggio fastidioso. Quindi, per questo video è tutto, vi ricordo la mia iniziativa che ho pensato che magari può essere divertente di Ask, quindi se avete domande se di qualsiasi tipo potete tranquillamente farle su Ask, farò un video a settimana dove rispondo a tutte le varie domande, logicamente evitando quelle là proprio che se andate un po' troppo oltre. Farò questo video sperando che sia una cosa simpatica. Nel caso il format non piaccia, logicamente lo eliminiamo subito, lo tronchiamo subito. Per questo video è tutto, spero che il video vi sia stato utile, spero che qualcuno condivida la mia idea, perché di solito le penso queste cose, le penso solo io. E ci becchiamo nel prossimo video.